Buongiorno a tutti, Alessandro Stordinelli, affumicatore. Come accendere e mantenere acceso bene l'affumicatore? Primo, cercare di ripulirlo il più possibile dagli avanzi di vecchie iute bruciate. Pulire dal grosso le incrostazioni che ci si formano e controllare che il fondello, chiamiamolo, sia ben pulito e cada dritto. È tutto storto. Cada presto lasciando questi 2-3 cm, appoggiando con i suoi piedini sul fondo in maniera da lasciare il fondo, uno spazio sul fondo che permetta all'aria di circolare. Il nostro rotolo di juta, questo per esempio avevo cominciato a utilizzarlo ieri, è ben spento, dopo parleremo anche di come spegnerlo. Bisogna riuscire a bruciarlo al centro, soprattutto in questa stagione, stando molto attenti, e fa un'operazione abbastanza veloce, perciò pochi secondi, quando si è bruciato. Appena abbiamo un filino di brace, posizionarlo all'interno dell'affumicatore e da qui cominciare a soffiare. Se soffiamo dentro l'affumicatore sono molto meno, è molto più difficile avere questi tipi di bracci che volano. Lo possiamo magari controllare. Si sta accendendo. Perciò consiglio sempre di soffiare il meno possibile in questa stagione molto calda e molto secca per evitarsi problemi ben più gravi. Ed è in questa fase importantissimo arrivare a far accendere bene la brace al centro della nostra carica di juta. Quindi abbiamo un'altra accesa a fianco che c'è, come vedete appena un po' di fumino sta cominciando. Eccoci qua. Bisogna fare in maniera che la brace all'interno sia ben accesa, perciò bisogna arrivare a vedere un'abbondante colonna di fumo uscire, non aver paura in questa fase di consumarlo, perché poi è qui che ci giochiamo la buona accensione dell'affumicatore. L'ideale sarebbe in molti casi arrivare a vedere addirittura le fiammelle all'interno del nostro braciere. Una volta acceso bene, è importante i primi minuti, i primi 10-15 minuti di lavoro, mantenerlo acceso, altrimenti facilmente si spegne. E una volta che abbiamo una colonna intensa di fumo, ben difficilmente si spegnerà. Perciò è pronto per potersi permettere di lavorare abbondantemente. Chiudiamo ed ecco il perfetto funzionamento del nostro affumicatore. Controlliamo sempre che gli ugelli siano tutti belli perdi, belli liberi. E ora, che è ben acceso, ben difficilmente si spegnerà. Per spegnere, hai ragione, la cosa più semplice e più naturale è trovare un ciuffetto di erba, a meno che i contadini non abbiano appena tagliato il loro partito all'inglese. Perciò appena un po' di erba, la cosa più semplice è appena un po' di erba, compattata il più possibile, tipo tappo, e avvitata appena un po' a chiudere il beccuccio. Ho lasciato chiuso, riposto in macchina anche, ho lasciato per terra, attenti che la base sarà sempre calda per qualche minuto, perciò se anche si appoggia in macchina cercherà sempre di non appoggiarlo su qualcosa di plastica o della cera soprattutto. Lasciato così tranquillo si arriva a completo spegnimento. Durante il lavoro un'altra cosa importante è ricordarsi sempre di non appoggiarlo sopra dei polistiroli, in quanto, come saprete bene, la base è ben calda, potrebbe rischiare di sciogliere o lasciare quantomeno lo stampo nel coperchio del nostro polistirolo. Bene, buon lavoro, buon affumicatore e buona giornata. Grazie, ciao. Andiamo a lavorare col girasole.